Ciao ragazzi, qui Oak Cristo, ancora su After Effects. Scusate se non riesco a fare live, però sono impossibilitato, per cui vi mangiate i miei tutorial. Allora, questa volta facciamo sempre motion tracking, però quello avanzato e cioè di questo tipo nella clip, no? Tipo questo qua, vedete, c'è la scritta motion trackato. Facciamo rivedere la preview. Ecco, la sì, noi ci concentreremo soltanto su questa parte qua, su quella del motion. Questa la lascio come l'ho fatta, non me la spiego, magari avanti vi spiegherò questi effetti. Ora l'ho fatti così 20 minuti, giusto per fare questa preview un po' più sdrogo. Allora, comunque, facciamo questa cosa che abbiamo detto noi. Abbiamo, copiamo tutto, questa facciamo composizione, nuova composizione, la chiamiamo Swag One. Ok, sì, andiamo qua, copiamo tutta questa roba. Ctrl-C, Ctrl-V. Facciamo, ecco. Ah. Facciamo semplicemente così. Swag 1, ok, per exporre la clip 1. Duplica, non c'è Ctrl-D. Ok, abbiamo tutte queste. Cancelliamo la scritta. Cancelliamo questa roba. La scritta e questa la camera. Qua ho fatto sempre un po' di time remap. Come vedete, qua è un po' rallentato. E poi qua torna al 100% la velocità. Mentre qua invece c'è tutta la sync che non vi sto a sminchiare. Un po' di roba. Allora. Una volta che abbiamo tutto questo pezzo qua, noi vogliamo motion track, cioè vogliamo mettere la scritta in questo pezzo qua, quindi prendiamo la parte finché la scritta non si vede più. Per cui io direi fino a che punto era messo qua? Ok, no, vabbè, facciamolo fino a qua. Ok, quindi prendiamo N e ci porta la preview in fondo e qua prendiamo B. Quindi facciamo composizione, aggiungi quella di rendering. Qua mettiamo un formato di immagine, quindi JPEG. Voilà, selezioniamo dove vogliamo metterlo. Facciamo nel nuovo. Ok, dobbiamo creare una cartella perché ci crea un'immagine per ogni frame. Per cui la chiamiamo swag. Salva e rendering qua. Ecco, qua c'è ancora Bujou aperto, chiudo, per me non devo riaprire, scusatemi, dovete perdere un po' di tempo. Qua c'è finito il rendering, perché è troppo veloce il mio PC, però non voglio perdere troppo tempo. Apriti, merda! Ah, ok. Cerchiamo il nostro merda di file, desktop, progetto. Mamma mia. Selezionate la prima immagine, fate open 29,97 apply, poi 29,97 apply e close. Dobbiamo mascherare via tutta la roba che non si muove insieme alla camera che vogliamo centraccare, quindi mascheriamo qui. Ovviamente più preciso lo fate questo lavoro, meglio sarà il risultato finale, ma non ho tanto tempo. Ok, mascherate qua. Tutte le volte potete fare aggiungi maschera bla bla bla. Mascheriamo qua. Mascheriamo qua. Voilà. E poi mascheriamo l'arma. Per l'arma io faccio un lavoro di merda. Facciamo tipo boh, un po' grossolano così. Però siccome l'arma si muove dovete anche impostare i keyframe bla bla bla. Questo lavoro qua io direi che lo stoppo perché è un po' lungotto, noioso. Comunque vi faccio vedere comunque come si procede, no? Andate avanti di frame in frame così un po' alla volta e con santa pazienza ve lo fate ed è stoppo. 3 weeks later. Ok, ho mascherato tutto quello che c'era da mascherare, un po' così alla bene meglio. Dopodiché facciamo solita cosa, track filters, advance,
al massimo così ne trovo di più. E ti aspetto. Ok. Ovviamente questo funziona soltanto, ecco, non funziona proprio sempre. Ovviamente non potete motion trackare un trick shot perché non credo che lo faccia. No, ho visto gente che l'ha fatto, ma era praticamente fatto a mano. Lo faceva così, poi dopo lo perfezionava a mano. Qui ve lo sconsiglio, quindi Baker l'aveva fatto. Dopodiché, fate camera solve, optimin, camera path smoothness, lo dovete spuntare, start e aspettate. Non è più così lento, però io direi che lo stoppo lo stesso. 2000 years later. Ok, una volta che ha finito, vi ho trovato come al solito tutti questi puntini qua. Ne ha trovati un po' pochi, speravo di più. Poi facciamo Ctrl G che apre la scene geometry. Come facciamo come al solito, no? Add confirm hint. X, ah sì, e dobbiamo prendere due punti per l'asse. X. Io direi questi e questi. Con control ne tenete molto conto, ne scegliete più di due. Cioè, ne scegliete due, questo qua. Connect to selected. Dopodiché facciamo X, Y, scusate, ah sì. E prendiamo due punti per l'asse Y. Direi che questo e questo mi sembrano piuttosto decenti. Dai. Connect to selected. E poi origin, scegliete un altro punto per l'origine. Io sceglierei questo qua. Connect to selected, update, call frame, bla bla bla, close. Per testare faccio add test object e mi sembra che sia fissato piuttosto bene. Delete, che non ci interessa un cacchio. Export, export camera solve. Qua io lo voglio per After Effects, fra parentesi Maya, parentesi, punto .ma, qua. Scan send by 100, fate 100. Poi spuntate qui. Export flags track only perché praticamente esporta soltanto i puntini che avete selezionato e rows lo mettete dove volete, yeah, qua e facciamo svago, non so mai che non mi dargli queste robe e poi save, ok, torna su After Effects, facciamo file. Importa file progetto dai su swaggo vi apre una precomposizione, voi la aprite, fate CTRL C, copiate la telecamera e CTRL V la mettete dove prima e la fate combaciare a dove avete selezionato il rendering di prima, ok. Dopodiché possiamo prendere un bel testo. Facciamo quello che c'è scritto swag ride ffa. Ma sì, ok, facciamolo bianco. Questo era tipo boh, verde, bello chiaro così. Metodo diffusione sovrapponi che mi gusta tanto e poi lo facciamo 3D. Ora andiamo a cercarlo, ok, eccolo qua. È un po' gigantesco, infatti facciamo scala parecchio più piccolo. Ora mi sembra, ecco, troppo indietro, dovete cercare di metterlo nel punto in cui vi piace, vi sembra giusto, ok? Rotation. Sì, più o meno. Ancora più piccolo. Lo spostiamo qua un po' più avanti. No, ancora un po' più avanti. E un altro poco più avanti. Ecco, una cosa ci vuole un po' di tempo farlo decentemente. Io direi che lo lascio così perché mi accontento. Ok. Sì, va bene. Poi. Questo testo qua lo portiamo qua giù. Eliminiamo questa roba qua che ci dà noia. No, a me mi dà parecchia noia. Il progetto disordinato. Poi facciamo Ctrl D.
Lo duplichiamo, prendiamo un effetto che è un plugin a scaricare, si chiama Warp Chroma, eccolo qua, è dello Shuffy, non so come cazzo si pronunci plugin. Facciamo steps 100, poi qua, ok, poi lo portiamo questo qua tipo così, sento ogni 10 frame. Ci impostiamo il nostro biribiri. Allora, questo qua ovviamente è un optional giusto per rendere il tutto un po' più swag. Ok, però questa cosa la metto anche normale, vediamo un po', ecco. Sì, è un po' più vistoso, direi, decisamente. Forse un po' troppo, facciamo 70% di opacità. Ok, abbiamo fatto il nostro motion tracking. Ora qua abbiamo la sync con questo effetto swish, con un po' di boom, boom, yeah, strong. Possiamo fare anche l'anteprima. Facciamo composizione, no, composizione. La chiamiamo blu, non ci voglio dargli un nome serio. Prendiamo la clip, qui cazzo è clip 2. Poi devo andare anche qua nella main comp dove c'è la musica e la CC. Facciamo Ctrl C e Ctrl V. Possiamo metterci qua la musica qua, la derivazione qua e ok. Qua vediamo. È qua che incominciano? Sì, possiamo. Dai! Ok, qua mettiamo la scala tipo a. No, aspetta. Qua la mettiamo bella grande. Poi andiamo tipo qua e la mettiamo a 100. Facciamo poi 9 rotazione, no, aspetta, facciamo così, rotazione qua 0%, qua mettiamo tipo boh, cosa F9 di nuovo, ok, poi possiamo mettere un po' di Twitch, ecco, per il Twitch mi servono i markers che avevo fatto qua, quindi Ctrl C e Ctrl V, sperando che siano già syncati. Sì, già, perfetto. Quindi il Twitch lo mettiamo speed 50, questo qua ovviamente da scaricare, credo che lo conosciate. Enable slide, operation control slide, mettiamo tipo 5. Amount, l'ammontare, facciamo qua 0, qua di 10, dai, su, 10, poi andiamo avanti di 1, 2, 3, 4, 5 pixel, sì, pixel frame, e 0 di nuovo, e poi copiamo tutto quanto, facciamo Ctrl C, andiamo tipo quando è che parte l'effetto dello swag, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, e si ripete per dare un effetto di sync, un po' swag sdrogo. Ctrl V di nuovo e poi alla fine Ctrl V, e credo che sia finito. Ah, possiamo prendere un po' di shake, boh, non lo so, potrebbe essere un'idea un po' azzardata, però lo facciamo. Amplitude 0,3 di solito metto 1 e zdist, ok. Anteprima rendering, no, D e poi N e voilà. Credo di aver finito, che sia venuto decentemente. Mi sembra venuto anche
piuttosto bene il motion tracking, non mi sembra sballato in qualche modo. Credo che questo sarà l'ultimo tutorial con le clip su Black Ops 2. Mamma mia. No, non sono sicuro, però vabbè. Ok, ha finito, andiamo. Tanta roba, direi. Per essere stato fatto in, boh, 25 minuti non è così male. Va bene, il tutorial finisce qui. Se avete qualche domanda, scrivete nei commenti, mettete un like, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. E niente, ci si vede magari la prossima volta su Ghost. Ciao.